fatto. E per l'occasione di questi concerti natalizi abbiamo preparato alcune cover di Natale. Non abbiamo preparato, io le ho preparate, allora non l'ho detto, quindi noi insieme non le sappiamo fare. In ogni caso, queste cover natalizie che si caratterizzano per essere tutte in minore, proprio perché le canzoni natalizie allegre a noi non piacciono molto. In particolare questa che andiamo ora suonando, vi ho cercato suonando, io la so comunque, state tranquilli. Questa canzone natalizia che ora vi suoniamo è una storia già molto drammatica di per sé. Questa storia drammatica è la storia di una renna che ha due caratteristiche peculiari. Tutte le cose di cui parlo hanno una caratteristica peculiare, proprio peculiare, categoria peculiare. E questa renna ha due caratteristiche peculiari. La prima è quella di avere una H nel nome, quindi questa sera sarà interpretata dal maestro Ghidoni, che ne aveva tre, perché è Christopher con due H, Ghidoni, quante H. Esatto. E l'altra caratteristica che ha questa renna è quella di avere un naso particolarmente rosso. Rosso. E per questo è presa in giro dalle altre renne. Quindi è una grande storia di discriminazione che però pare avere un lieto fine nel racconto natalizio. Ovvero succede, come ben saprete, perché non è che la so solo io questa storia, che questa renna che si chiama Rudolph e ha il naso rosso, in una notte natalizia particolarmente nebbiosa come potrebbe essere questa, o almeno lo era nel posto dove noi arriviamo, che non è però la notte natalizia, ma se oggi fosse ieri o l'altro ieri, insomma. Comunque questa renna dal naso rosso torna utile perché permette, grazie a questo suo naso rosso, di guidare la slitta con i regali attraverso la notte e insomma porta tutto a... E allora lì improvvisamente tutte le altre renne che fino a 5 minuti prima lo avevano deriso proprio, improvvisamente lo adorano. Adorano questo Rudolph e quindi la canzone ha questo lieto fine, cioè tutti adesso vogliono bene a Rudolph, ma come ben capirete, non so neanche parlare, talmente sono antipatica, non voglio parlare. Questo Rudolph non viene amato per una sua caratteristica, non è perché è buono, è simpatico, è bello, viene apprezzato e stimato, ma solo perché è stato utile in questo frangente. Quindi questo è un grande dramma sociale e abbiamo pensato che sarebbe stato meglio quindi che la canzone fosse in minore. Fine. Questa è Rudolph the Red Nose Reindeer. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blixen, but do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you could have seen it close. But of the other reindeers, you still have them coming in. That's one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, but you got my sleigh tonight. Down on the round the robin, and we set out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you get down in your story. Oh, poor
down.